Circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo da imbarcazione battente bandiera italiana Asso 30 proprio la notte scorsa e questa mattina in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite, le persone scappavano dalla Libia, dicono dalla Asso 30 e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portati in Europa, scrive su Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato alle persone in difficoltà in mare. In questo momento la nave si trova al largo di Tripoli. Chissà, la domanda che mi viene spontanea, chissà a questo Alarm Phone chi ha detto che le 200 persone scappano dalla Libia? O si sono semplicemente imbarcate in Libia. Voi che sapete che dalla Libia la Libia è il punto di partenza da dove convergono da tutta l'Africa, perché è il punto più vicino, assieme alla Tunisia, per arrivare in Italia. Intanto il patto per la Libia, proprio oggi 2 novembre, 3 mesi prima della scadenza, e in assenza di diverse indicazioni. Questo patto o memorandum, come chiamano, fortemente voluto dal ministro dell'interno Marco Minniti, si rinnoverà tacitamente per altri 3 anni. E questo negli ultimi giorni ha contribuito all'allargare la platea dei contrari, un fronte trasversale che comprende le organizzazioni non governative, ovviamente le ONG, le associazioni che tutelano i diritti dei migranti e i diritti umani in genere e i parlamentari di PD e LeU. Questo era ovvio e senza l'ombra di dubbio. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha spiegato che su questo patto memorandum decide il governo. E in question time alla Camera il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha assicurato che si sta lavorando per modificarlo però in meglio, in particolare nella parte riguardante le condizioni dei centri di detenzione, ma in molti temono che qualche ritocco non basterà a cancellare gli orrori dei centri, spesso teatro di compravendita di esseri umani, torture, violenze di ogni tipo e abusi di ogni tipo. Quindi viene criticato un patto fatto dallo stesso PD, dallo stesso Minniti, quando era al governo, dove si è dato alla Libia tantissime motovedette, gli si è ricreata tutta la guardia costiera che non avevano, proprio con imbarcazioni regalate dall'Italia, e c'è un accordo anche economico dove la Libia prende quelli che partono con le barche di tutti i tipi e li riporta indietro e li mette in questi specie di centri di detenzione, di accoglienza, che di accoglienza realmente non hanno nulla a che vedere. Però c'è da dire questo: persone che partono dalla Libia perché arrivano da tutta l'Africa pagando degli scafisti per raggiungere l'Europa in maniera illegale, vengono poi presi da una ONG e portati fino in Europa. Quindi la Guardia Costiera Libica che cosa fa? Li riprende appena fuori o dentro le acque loro territoriali e riporta al punto di partenza, dove queste persone, nella maggior parte dei casi, senza comprendere quelli che scappano dalla guerra, dall'oppressione politica, persecuzione politica, che sono il 2-3%, gli altri sono persone che volontariamente da tutta l'Africa sono andate in Libia per imbarcarsi. Quindi le autorità libiche li riportano in Libia e in Italia dicono: siete dei mostri, una cosa assurda, riportarli in Libia, in un posto che non è sicuro, dove c'è la guerra, dove ci sono quei campi di detenzione che sono come dei campi di concentramento. Però l'Italia si può prendere e assumere il problema di centinaia di migliaia di persone che da tutta l'Africa vanno in Libia per imbarcarsi e solo per il fatto di essere andati in Libia, di imbarcarsi, di essere partite, aver fatto qualche miglia, allora bisogna farle entrare in Italia. Ma realmente io non capisco che razza di ragionamento è. Ma che razza di ragionamento è? Sono partiti dalla Libia, quindi bisogna farli entrare in Italia. Ma che state dicendo? Ma che state dicendo?
Ma che cosa prevede questo che chiamano memorandum, questo patto tra Libia e Italia che è stato firmato nel 2017 durante il governo Gentiloni, il meno amato dagli italiani in assoluto degli ultimi 20 anni, e proprio dal ministro degli interni, Minniti. L'accordo ufficialmente disciplina la cooperazione nel campo dello sviluppo, il contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani e al contrabbando e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana, raggiunto nell'ambito della crisi europea dei migranti e della guerra civile libica, quando a sbarcare sulle coste italiane erano decine di migliaia di uomini, donne e bambini. Gli aiuti economici e il supporto addestrativo e di mezzi garantiti dall'Italia alla Guardia Costiera di Tripoli, numeri alla mano, hanno sicuramente aiutato a ridurre drasticamente gli arrivi, ma la Libia non sembra essere riuscita a migliorare, come promesso, le condizioni di vita dei migranti ammassati nei centri di accoglienza, centri ai quali le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie hanno sì accesso, ma solo in modo molto limitato, come largamente documentato da rapporti governativi e da reportage giornalistici. A far discutere è soprattutto il ruolo della Guardia Costiera libica, che secondo diverse fonti sarebbe formata almeno in parte da miliziani locali collusi coi trafficanti. Su questo della collusione coi trafficanti non c'è ombra di dubbio. Ma proprio il portavoce della Guardia Costiera libica, l'ammiraglio Ayoub Kassem, sottolinea che questo patto è nell'interesse dell'Italia tanto quanto lo è per la Libia, perché queste due nazioni sono le prime vittime delle migrazioni incontrollate nel Mediterraneo e che non fare accordi andrebbe a beneficio di chi vuole sommergere i nostri paesi di migranti illegali. Ma intanto l'Italia ha chiesto alla Libia, proprio al governo libico, una commissione per modificare il memorandum d'intesa sui migranti. Lo rendono noto fonti del governo. In particolare, le richieste verteranno sul rispetto dei diritti umani nei centri di accoglienza dei migranti irregolari, spiegano le fonti. Nello specifico, il governo Conte ha già avanzato la richiesta di riunire la commissione congiunta dei due paesi ed avviare la trattativa per definire le modifiche, ma sembra evidente che la revisione non sarà né facile né indolore. Stracciare questo patto, come qualcuno propone, vuol dire restare a guardare da lontano le atrocità commesse in Libia. Per fare un piano di evacuazione straordinaria e chiudere i campi serve il patto. Strappandolo ci si lava la coscienza, ma la situazione resta com'è, avverte su Twitter Lia Quartapelle, capogruppo del PD in commissioni estere. Per ora la Libia arriva una risposta cauta. Quando riceveremo le proposte, le verificheremo in base agli interessi libici, dice ovviamente il ministero degli esteri di Tripoli, Mohammed al-Kawabi. Ovviamente le valuteremo in base agli interessi libici. Solo che l'Italia non parla mai in base agli interessi degli italiani, parla sempre in base agli interessi di chiunque, tranne che per gli italiani. Intanto il PD dice che gli accordi con la Libia sono stati rinnovati, è una pessima giornata e di questa barbarie il mio partito è corresponsabile, dice il parlamentare del PD su Facebook Orfini. A quelli che ci hanno risposto che le cose le vogliono cambiare, spetta dimostrare di non essere semplicemente degli ipocriti. Appunto, Orfini lo scrive su Twitter, nettamente contrario al rinvio del patto che chiamano memorandum Libia-Italia sui migranti. Poi torna Orfini a scrivere su Facebook in un lungo post che dice: "Per me è una giornata brutta, una delle peggiori. Ho perso, abbiamo perso. Gli accordi con la Libia sono stati rinnovati. Certo, oggi tutti promettono modifiche, tutti dicono che bisogna fare qualcosa in più per i diritti dei migranti. Qualcosa è esattamente questo il punto, la dimostrazione della disfatta culturale e politica di questo paese. I diritti umani sono qualcosa di collaterale, un di più di cui occuparsi a margine di altre.
I migranti che fuggono dalla Libia non devono essere riportati indietro, è un atto disumano, soltanto una piccola parte di loro finisce nei centri di detenzione illegale, luoghi terribili ma pur sempre più sicuri dei centri clandestini in mano ai trafficanti di uomini, dove ogni atrocità è possibile, soprattutto adesso che con la guerra la Libia è nel caos. Il fatto è che l'Italia non può sobbarcarsi i problemi dell'Africa, i problemi di tutte le persone che da tutta l'Africa convergono in Libia per andare in Italia. Quindi l'Italia, che dall'altra parte in un altro continente, si deve prendere carico di queste persone e gli altri paesi di tutto il mondo? No, l'Italia si deve prendere carico di africani che vogliono venire in Italia in maniera illegale, pagando in maniera illegale uno scafista e salendo su una ONG, arrivando da tutta l'Africa in Tunisia o in Libia. L'Italia si deve preoccupare di tutto quello che succede nel mondo? L'Italia ha la forza di fare questo? No. Ha un'economia che può sobbarcarsi illegali che arrivano da tutta l'Africa? No. L'Italia è un paese in fallimento. Il suo debito pubblico è al 135% del PIL, è 35% superiore alla produzione di ricchezza. Quindi ogni anno deve fare debito su debito per coprire i debiti. È un po' come quelli che prelevano con la carta di credito per pagare un debito che hanno con la stessa banca, depositano per pagare. Poi si arriva al limite con la carta di credito e non possono più prelevare per pagare altri debiti. Questa è la condizione dell'Italia. Non è in grado di sobbarcarsi i problemi dell'Africa, come non è in grado nessun altro paese del mondo. Non è in grado e non vogliono neanche farlo, perché ogni paese ha le sue leggi e vanno rispettate. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.